Что он говорит, брей, очень совсем с ним сажает, что вот, дав юдалит. Ora iniziamo da Dafyud Gimel Amud Bet, dalla quarta riga di sopra. Dice Mishnah che Echad Yisrael v'Echad Kohanim v'Echad Kohen Mashuach e tutti Israelim e Kohanim e Kohen Mashuach si riferisce al Kohen Gadol, il sommo sacerdote, che tutti sono espiati per mezzo del capro. Che Agmarà, Agufa Kasha, veramente c'è una difficoltà con ciò, poiché Catani ha studiato una Mishnah che Echad Israel, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuach, che non vi è differenza tra loro. Invece, Vadartani, dopo di ciò, dice la Mishnah che Ma ben Israel, le Kohanim, ul Kohen Mashuach, quale differenza tra loro? Ciò vuol dire che c'è sì una differenza, e non come la Mishnah dice che sono tutti uguali. Risponde Agmarà, Amar Yehuda, Amar Kemar, Echad Israel, Echad Kohanim, Echad Kohen Mashuach, מתכפרים בשעיר ומשתלח בשאר עבירות. כי שיא הישראלים, שיא הכהנים, שיא ככהן גדול, ואין משפיעתי פר מזו דרכה פרומנדטו. ולא ריגוורדו אלטרי פקטי. את הסוספיאגה. ואין חילוק ביניהם. אין אנשי דיפרנציה, אטרו לורו. פרו, ורמתי כל הדיפרנציה. ובא בין ישראל לכהנים ולכהן המשוח. אלא שפענו לכפר הכהנים על תרומת מקדש קודשיו. כי אל תורו השפיע per i Coanim, per peccati riguardanti il santuario e cibi santificati, se entrano nel santuario in stato di impurità, ugualmente se mangiarono cibi santificati, o sacri santificati in stato di impurità. Umani, Rabiudai, questa è l'opinione di Rabiudai. Che tutti sono espiati per mezzo del capro mandato. Tania, che ho studiato, che vi ripeto, mi dà Shakode, Zelifna Grifim, che ciò che dice il verso, vi ripeto, mi dà Shakode, che espira per il santuario e per cibi santificati. E ciò si riferisce al Kodesh HaKodeshim, Sanctum Sanctorum. Poi c'è scritto et Ohel Moed, Zeh Echal. Si riferisce al Echal, alla sala del santuario. Mizbeach, che mashmo. Mizbeach, è evidente, si riferisce all'altare. E ciò che dice la Torah, Ichaper, e lo Azarot, che espirà, si riferisce a quello che entrò in stato di purità nell'atrio o nell'atri in plurale. E ciò che dice Kohanim Temashman. Kohanim è esplicitamente ciò che è il semplice significato della parola. E Kul Ushvu Kulan il Kaparachat, tutti sono stati paragonati per essere spiati per la stessa e per lo stesso peccato. E riguardo ciò c'è mitkaprim v'sa'ir mishtaleach b'shar averot. E riguardo altri peccati tutti vengono espiati per mezzo del capro mandato di Rav Yehuda. Shimon Omer che shem she'adam se'ir ha'nasa bifnim mechaper al Yisrael al tumat mikdash kodashav kach adam ha'par mechaper al kohanim al tumat mikdash kodashav. Shimon dice così come il sangue del capro espia e si intende il capro è quello che viene, il sangue inferto sull'altare interno, quello che intende dire qui Bifnim, espia per il popolo ebraico, per peccati di impurità riguardanti il santuario e sacrifici, così come il sangue del toro espia per i Coanim, per lo stesso tipo di peccato, per l'impurità del santuario e dei sacrifici. חושב שבידיו של שעיר המשתלח מכפר ישראל בשאר עבירות, כך בידיו של פר מכפר כהנים בשאר עבירות. כוזי קומה לקונפסיונה של כהן גדול, סול קפרו, כבין מנדטו, כהספיה פרטוטו פופולו, ריגוארדו אלטריס פיקטי, שוי אלטריס פיקטי נון כווילי דל אימפוריטאי סנטואריו דה סקפיצ'י, כוזי גולמנטה, la confessione
che il Kohen Gadol fa sul toro, ugualmente espia per tutti i Kohanim riguardo altri peccati. Ed essi non vengono espiati per mezzo del capro mandato, bensì solo per mezzo del toro. Comunque, questa è la differenza tra Rav Shimon e Rav Yuda. Rav Shimon dice che non vengono espiati per Mikdash, Tumah Mikdash Kodashah, mentre invece Rav Yuda dice che sì, cioè stiamo parlando del capro mandato. E siccome secondo Rav Yuda tutti sono uguali, le nostre Mishnah dice che sono tutti uguali, perciò bisogna dire che la nostra Mishnah segue l'opinione di Rav Yuda. Chiamala Rav Shimon, hai vadai ushu. Ma secondo il verso si vede che sono stati paragonati. E siccome Rav Shimon dice che non sono espiati, che i Kohanim vengono spiati solo per mezzo del Toro, non per mezzo del capro mandato, la questione è per quale ragione il verso li paragona. Smagwara Mayushvu, Dimne Kaparanino, sono stati paragonati per insegnare che sia Israelim sia Kohanim hanno necessità di essere spiati, e infatti vengono spiati. Mio kolchad echad mechaper b'nafshe, però ognuno viene espiato in una maniera diversa. Ma è tamè del Roshimon, qual è la ragione del Roshimon? Dichtiv, vilakach shnei asirim, vi prese i due capri, itkash seirim shaleach asirim nasa bifnei. I due capri sono paragonati, il capro mandato e il capro quale sangue viene spruzzato dentro. Ma seirim nasa bifnei. E non capire il Kohanim, Tumah Mikdash Kodashav, Dechtive Asher Naam, così come il capro, il quale sangue viene spruzzato dentro, sull'altare interno, non espia per i Kohanim riguardo all'impurità del santuario dei sacrifici, poiché c'è scritto Asher Naam che questo capro è come se appartiene al popolo. Perciò esclude i coni. Afseirim Shalech non capire i coni mi salverò. Così ugualmente il capro mandato non espia per i coni per altri peccati. Cioè escludendo i peccati del santuario e dei sacrifici, in stato di impurità. Rebiuda Amarla, invece Rebiuda dice, le Achitkush, che... no, veramente questa continuazione. Adesso Rebiuda spiega ciò che abbiamo appena detto. Che la Hitkush, Shiu Shavim, Bemar Ewe, Koma, Obedamim, Hudata. Il verso dice, li paragona per insegnare che devono essere uguali sia nell'aspetto, sia nella statura, e sia riguardo al loro valore. E Mantana la Haditana, la questione è questa braità. E se, secondo quale opinione è coerente? Con quale opinione è coerente? Dice il verso: Shachate Tzira Chatat Asher La'am, il verso che abbiamo appena visto, Shena Kohanim Mitkaprim Bo, poiché i Kohanim non vengono espiati per mezzo di questo capro, poiché, come dice Torah, La'am per il popolo e non per i Kohanim. Ugualmente Kaprim, però, per mezzo di cosa vengono espiati i Kohanim? Per mezzo del Parashel Aaron, mezzo del toro di Aaron. Yachol lo it Kaprim Parashel Aaron. Avremmo potuto pensare che non vengono espiati per mezzo del toro di Aaron, cioè i Kohanim, perché invece il verso dice, Vekiv Aaron il Parachatat Asher lo, che Aaron sacrificherà il toro Chatat che è suo, vuol dire che è suo per sé, ma non per Kohanim. Umatà ella in caporà, forse potremmo dire che non hanno nessuna maniera di essere spiati. Però, quando il verso dice,
ויכפר את מקדש הקודש אשר ביתו אל מועד, בית המזבח יכפר על הכהן, ועל הכהנים ועל כל העם, הקהל יכפר. כאספירה פר סנטואריו, פר סקריפיצ'י, פר אל טברנקולו, פר אלטארה, פר כהנים ופר טוטו פופולו. Mazzino la capra, vediamo che c'è sì un'espiazione per i quali. E siccome non vengono espiati per mezzo del capro di Hatat e né per mezzo del toro di Aaron, Bamemit Kaprim, cosa è che fa sì che possano essere espiati? Perciò dice Mutashit Kapro Proshel Aaron. Sarei utile che loro vengano. È preferibile che vengano espiati per mezzo del toro di Aaron, poiché il caso è, in questo caso, del toro di Aaron c'è un'eccezione, poiché non solo lui viene espiato, anche la sua famiglia. E viene espiato con questo stesso toro. E perciò potremmo dire che così ugualmente, così come questo toro spia per la sua famiglia, che viene fatta questo strappo alla regola. Così ugualmente spia anche per i coni. Perciò diciamo che come se fosse stato puttar, come se fosse permesso adesso, non solo per Aaron, ma anche, non solo, e non solo per la sua famiglia, ma bensì anche per tutti i coni. Va il capro che se non sa bifrim e che non vengono il capro interno non espia per i coni. C'è l'autarmi che lo servito, poiché in questo caso non vi è questa eccezione che il capro espia e anche diciamo per la sua per la famiglia di Cohen, no, Cohen Gadol. E non, in questo caso non c'è un'eccezione. E perciò se non espia non c'è un'eccezione, perciò non può esserci neanche un'eccezione per i coni. Io non scelgo la mano, però se vorresti dire che no, che diciamo diversamente, che i coni possano essere espiati per mezzo del toro di Aaron, Arei Omer dice il verso Bet Aaron Berkut Hashem, Bet Levi Berkut Hashem, Mir Hashem Berkut Hashem. Perciò vediamo che siccome dice Bet Aaron, la casata di Aaron, include anche i coni. E poiché dice il verso Vichiper Vado Vad Beto, e siccome loro dice Beto, sì, il verso di il toro di Aaron, riguardo al toro di Aaron c'è scritto Vichiper Vado Vad Beto, per la sua Beto, la sua casa, la sua famiglia, però siccome dice il verso Bet Aaron Baruch Hashem, si riferisce a tutti i coni, perciò vediamo che Ubal Beto si riferisce non solo alla sua famiglia, anche riguardo ai coni. E Amara Birmia, dello che Rabbi Yuda, ma questa varietà veramente non segue l'opinione della Biuda, di Rabbi Yuda, ma Amar, invece Rabbi Yuda disse che coni mi escono in capra, ma se non mi soler, che i coni vengono spiati per mezzo del toro mandato, scusi, del capro mandato. E vediamo che questa varietà che abbiamo appena menzionato, che i coni vengono espiati per mezzo del toro e non per mezzo del... Perciò vuol dire che questa varietà diverge dall'opinione di Rabbi Yehuda. Umani, Rabbi Amar, e chi è l'autore di questa varietà? Rabbi disse Rav Shimoni, De Amar Kohanim Helen Kappara Bisra Mishra. Questa è l'opinione di Rav Shimon, in quale disse che i Kohanim non hanno non possono essere spiati per mezzo del capro mandato. Abbaia Amar, filo di Rabbi Yehuda, veramente sì, si potrebbe era pacificare in queste due varietà, cioè la Mishnah e la varietà, poiché si potrebbe dire che questa opinione è secondo Rabbi Yehuda, e quando vengono espiati per mezzo del capro mandato per altri peccati. E adesso spiega Archiamar, Meata,
אין להם כפרה בטומאת מקדש קודשיו. ונשפטתי פר מזו דלקת ממנדטו, פר אל תפיקתי מנון, פר פיקתי ריגורדנטי אל סנטואריו, אין פוריטאי אין סנטואריו, אין סקריפיצ'י. Ma perché se diciamo che non vengono spiati per mezzo del toro di Arona, allora in che maniera possono essere spiati? E perciò se diciamo che non vi aiuta anche vengono spiati per mezzo del capro mandato, però non riguardo, però riguardo altri peccati, ma non riguardo il santuario e sacrifici. E adesso spiego, Shuvo me richaper Bela Kohanim, siccome dice il verso Bela Kohanim e continua il verso Bela Kohanim richaper, מצינו שיש להם כפרה בשאר עבירות. הוא דירה כי אנו ספיציון אנקי ריבר דולתי פקעתי, לא סולו פקעתי לי מקדש הקודשה. וכי פורנו תותי פרגונת ישראל כהנים. וכמו שמצינו שיש להם כפרה בשאר עבירות, כוסי קומה אנו ספיציון פרמזו די אנטרי פקעתי, כך יש להם כפרה בטומאת מקדש וקודשיו. כוזי הנבולמנטה, ספציה לא סולו פרטי פקטי, מנקה פר אימפוליטה דסנטואריה או די סקריפיצ'י. במה הם מתכפרים? כוזה אידאיוטה, כולל מזו, דספציה. מוטב שהתכפרו בפרעה של אהרון, שהרי הותר מכללו אצל בריתו. הפרפליבר כיוון לספציה ולמזו דל תורו די אהרון, יקרא לבין ויסטו כי riguardo al quale c'è un'eccezione, che anche la sua famiglia viene espiata per mezzo di questo stesso toro, perciò commette, diciamo che questo stesso toro anche aiuta a far espiare i coanim. Vealit capo, se non esambi finim, c'è l'autan micloro, ma che non possano essere espiati per mezzo del capro, che il quale il suo sangue viene sperso sull'altare interno, e benché c'è scritto lì. E cioè che poiché c'è scritto lì, Asher Lam, che questo espia per il popolo, ma non per i Kohanim, c'è l'autar mikloro, poiché non c'è eccezione riguardo a questo caso. Come nel caso abbiamo visto del toro di Aaron, che espia anche per la sua famiglia. Vieni Shechanomar, e se vorresti dire comunque, vorresti discutere e avere una disputa riguardo a ciò. Che diciamo poiché Arevo Mer Betarom o Chotashem, e siccome i Kohanim sono chiamati Beto, perciò vengono spiati nel mezzo del toro, perché c'è scritto qui Chiper Vado Vad Beto, e Beto si riferisce anche a tutti i Kohanim, come dice il verso Betarom o Chotashem, come abbiamo già visto. Che ora ormai non si fa male. C'è sapere che generalmente Chazal insegna tutto in maniera più breve possibile, più semplice, anche perché più facile studiare e anche più facile capire e assorbire ciò che viene studiato. E non come c'è gente che spiega infinitamente e non si capisce niente. Invece Chazal insegna, bisogna insegnare in maniera più breve possibile. Adesso, perciò chiede, per quella ragione era necessario offrire un'altra ragione, era sufficiente una ragione, perché ci voleva un'altra seconda ragione, cioè un altro verso. Vechite, ma se vorresti dire vechite per vado vado vado, c'è scritto nella Torah che ispira per sé, per la sua casata, e perciò si potrebbe pensare che si riferisce solo alla sua famiglia e non altri cuori, perciò insegna Kulan Kruim Beto, tutti sono inclusi nel Beto, nella sua casa, Shinemar, Beta Aron, Berkut Hashem, Yireh Hashem, Berkut Hashem. Chiamola Behai Asher Laam, Leach Yudata, ma come può dire che questo verso che dice Asher Laam viene a insegnare ciò che abbiamo studiato, ma invece viene a insegnare qualcos'altro? Hai, mi vai lei. Di Kamar Rahmana, Midiam li have, che il popolo deve acquistare questo animale con il proprio denaro, questo capro,
e non con il denaro pubblico. Secondo Gorà, Ahu, un metodo dal Benissere Nafka. No, veramente questo che abbiamo appena detto, che il popolo deve acquistare questo capro con il proprio denaro, questo viene derivato da un altro verso, dal verso che dice et ad alben Israel. E il verso riguardo il primo verso che abbiamo detto, metta ad alben Israel, quello si riferisce che riguardo ai sacrifici che vengono espiati. Chiamala Vehaya Sherlo le Achiudata, come fai a dire a Sherlo che riguarda il Kohen Gadol, che gli appartiene, viene a insegnare ciò che espia per sé e per la sua famiglia. Hamibaile e gli Achiudata invece hanno studiato che queste due parole vengono a insegnare qualcos'altro, un altro insegnamento. Mishelo Mevi, Venom Mevish, Michel Zebul, che viene a insegnare che lo deve acquistare il proprio denaro e non del denaro pubblico. יכול להביא משל ציבור שאין הציבור מתכפרים בו, אבל להביא משל אחיו הכהנים, שאחיו הכהנים מתכפרים בו, תלמוד לומר שלא. Sarebbe potuto pensare che non può usare il denaro pubblico del popolo ebraico, ma può usare il denaro di altri coanim per acquistare questo toro, perciò mi insegnare che no, che viene a insegnare che lo deve acquistare il proprio denaro suo, a Sherlock. Yahol lo yavi, vimi vi, kasher. Avremmo potuto pensare che veramente non può, però se lo fece anche va bene, Tamudomar Shuv Asherlo Akatov Shanala Lakev, che dice no, mettiamo che siccome lo ripete nuovamente Asherlo, perciò viene a insegnare che no, deve essere anche a posteriori, non è valido. E c'è da sapere che questa espressione, Shanala Akatov, è un'espressione che è usata parecchio in Masechet Zevachim e che insegna che qualsiasi cosa che è ripetuta nella Torah viene a insegnare che anche se fu fatta la cosa fu fatta a posteriori che è invalida. E sempre, ogni cosa ripetuta due volte vuol dire che deve essere per forza in quella maniera e non può essere altrimenti. Però che il Kohen Gadol deve usare il proprio denaro e non il denaro, né il denaro pubblico né il denaro di altri coniugi. E ciò viene a insegnare che i coniugi vengono espiati per mezzo del toro di Aaron. Tana, Achik Kasheri, spiega Gemara, questa era veramente la difficoltà del Tana. Maishna mideam drom chaper. Che differenza passa tra il capro del popolo che non espia per i Kohanim, deroka chasre beimamona, che i Kohanim non devono spendere nulla riguardo per questo capro, dichtiva sherlam, per insegnare che il popolo deve spendere denaro per questo capro. Ma allora se è così che se non spendono il denaro, allora diciamo ugualmente che vi darò nami, lo chiama Chasre Bevamona, vi chiama quell'anculimbeto. Ma allora anche nel caso del toro di Aaron c'è scritto che Aaron deve spendere questo denaro per l'acquisto di questo toro con il proprio denaro suo, privato, e non può usare il denaro degli altri coanim. Ma allora se è così, allora dovremmo dire che anche non è valido per essere spiati. Comunque, siccome dice, come ho detto, che Shiper Bado Bal Beto, e abbiamo visto che anche i Kohanim sono inclusi in Beto, perciò vengono sì spiati. Vuole spiegare per quale ragione è necessario che il Kohen Gadol deve confessarsi due volte. Bishamar Rav Shimon, Haino Dichtiv Tre Viduin, Vidama Par.
secondo ciò che disse Rabbi Shimon, e si potrebbe spiegare perché sono menzionate nella Torah due confessioni, anche il sangue del toro che deve essere asperso. Adesso dice Had, uno è una confessione è riguardo al capro, il quale sangue viene asperso dentro, Behad, un'altra volta riguardo che nega Sir riguardo al capro che viene sacrificato sull'altare esterno, Behad, che nega Sir Mishlech, e il terzo è un altro posto c'è scritto riguardo al capro mandato. E la Biuda, cioè il sacrificio al sangue, due espiazioni, scusi, due confessioni e l'aspersione del sangue per questi tre sacrifici. E la Biuda, però secondo la Biuda che i Coanim vengono sì espiati per mezzo del capro mandato, tre biduim dama parla mali, per quella ragione sono necessarie queste due confessioni e l'aspersione del sangue, poiché Bechad Bidui, Damo Saga, poiché sarebbe stato sufficiente per espiare Bikonim con una confessione e una volta vengono espiati per mezzo del capro interno e uno per il capro esterno. Adesso spiega, Echad lo, Echad e Beto, veramente sono necessari entrambi, sono entrambe le confessioni, una per sé, cioè per se stesso e per la sua famiglia, Asher Echad lo, Echad e Beto, e una per spiare per tutti i suoi fratelli coani, che ditano ad vero Ishmael, come infatti abbiamo studiato che dice lo Ishmael. Kach imidat ad-din noeget, che la legge della giustizia divina ha detto che mutav yavo zakkai v'chaper al chayav, v'al yavo chayav v'chaper al chayav. Cioè è preferibile che colui che è illivato e incolpevole, cioè Aaron, che dopo che fu espiato, poiché si confessò e portò sacrificio, perciò adesso che è completamente pulito da tutti i peccati, e allora in questo caso può venire, può espiare per gli altri coanim, che sono colpevoli, diciamo. Vayavo chayav v'chaper al chayav. Ma la giustizia divina non funziona in maniera che potrebbe venire uno che è colpevole, espiare per i colpevoli. Perciò prima deve purificarsi se stesso, essere pulito da tutti i peccati, per poter espiare per gli altri coni, e dopo di ciò può espiare per loro, ma non che lui espii, se lui è colpevole, che espii anche per altri coni che sono anche colpevoli. Terminiamo qui questo perek, questa sessione. Adralach Shuvot Shetaim, Adralach Shuvot Shetaim, Adralach Shuvot Shetaim. Leggiamo un breve paragrafo del Mishnah. Idiota Tumah, Shetaim Shenarba. Non vi ha da venire mai meno a Tumah, vi zahurta Kodesh, della meno Kodesh zahurta Tumah, nel momento se vese, vi ha detto Kodesh ve lo yada, un shachal yada, rese ve lo yore. E prima di terminare di salutarvi e di terminare questa sessione, vorrei menzionare una cosa. E fra pochi giorni sarà il 1° gennaio. E il 1° gennaio è una festa di Goim che assolutamente non deve essere festeggiata dagli ebrei. Abbiamo il nostro Capodanno sacro, il Rosh Hashanah e il 1° Tishrei, non il 1° gennaio. E ugualmente Pesach è il 15 di Nisan, non il 15 aprile. E oltre ciò, il nostro popolo ha sofferto tremendamente da San Silvestro, che uccise un sacco di ebrei. E
e non è questa l'occasione di festeggiare feste di Goim. Perciò che veda ognuno a quale popolo appartiene e ci pensi bene a quello che fa lui e la sua famiglia e veda veramente cosa possono essere le conseguenze di azioni che sono completamente estranee al nostro popolo. Terminiamo qui e grazie per l'ascolto e che Hashem vi benedica.